Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Maria De Filippi racconta il retroscena doloroso della sua vita. Ero disperata. Nulla da fare per la conduttrice. Una delle conduttrici diventate il simbolo degli italiani è senza dubbio Maria De Filippi. Qualcuno la definisce la signora della televisione. Altri, Queen Mary. La presentatrice è una donna che difficilmente può essere dimenticata dai telespettatori. Empatica, generosa e altruista, Maria ha sempre dimostrato la sua disponibilità ad aiutare chi si trova in difficoltà. Fa strano credere che all'inizio della sua carriera, la Queen di Mediaset abbia incontrato molti ostacoli per il suo modo inedito di fare televisione. Secondo gli autori è troppo concentrata sul lato umano dei concorrenti. Sarà proprio questa particolarità a rendere Maria De Filippi unica nel suo genere e soprattutto inimitabile. Tuttavia, la conduttrice ha dovuto subire anche i pregiudizi per l'amore che provava per Maurizio Costanzo. Le viene attribuito l'aggettivo raccomandata per essere la compagna di un pilastro della televisione italiana. Maria non si è mai nascosta ed ha sempre confessato di aver ricevuto un aiuto, ma il successo lo raggiunge solo grazie alla sua estrema sensibilità. Maria De Filippi, sotto i riflettori anche durante il lutto. Maria De Filippi, oltre a trovare il successo nel piccolo schermo, ha incontrato anche il grande amore della sua vita. Maurizio Costanzo le ha letteralmente rubato il cuore ed insieme hanno costruito una meravigliosa famiglia adottando Gabriele, unico figlio della coppia. Purtroppo, il pilastro della televisione italiana è venuto a mancare il 24 febbraio 2023 provocando un dolore enorme per l'Italia intera. Anche in un momento così tragico, Maria ha dovuto fare i conti con sgradevoli pregiudizi per il suo comportamento durante i funerali di suo marito. Un momento così delicato e personale che è stato giudicato da chi non ne aveva il potere. Sin dall'ingresso della conduttrice nella camera ardente da un'entrata secondaria, i più maligni hanno avuto da ridire per non aver rispettato il lavoro dei fotografi. Le critiche arrivano anche per la sua concessione di autografi o selfie alla fine della cerimonia funebre o per non aver accarezzato la bara del suo defunto marito. Come abbiamo già ampiamente sottolineato, due grandi qualità di Maria De Filippi sono l'empatia e la sensibilità nel rapportarsi con i suoi interlocutori. Lo dimostra costantemente e lo ha fatto anche nelle ultime puntate del talent show Amici. La Queen è corsa in aiuto di Gaia, studentessa di ballo di Raimondo Todaro, che ha ricevuto una lettera poco empatica dalla professoressa Celentano. La lettera tocca il punto debole di moltissime giovani donne, ovvero l'autostima e l'accettazione del proprio corpo. Gaia scoppia in lacrime e ad intervenire c'è Maria De Filippi. Racconta alla giovane ballerina un retroscena molto doloroso della sua vita. È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto. Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata. Poi, sempre più o meno in quella età, mi è venuto un seno enorme, quindi indossavo un maglione d'estate perché ero con troppo seno. Sono cose che succedono, poi pian piano ci si accetta.